Ma mi ha chiamato il ministro Bray a provvedimento già firmato e già inoltrato ai mezzi di comunicazione. L'ho letto, non lo condivido per nulla, lo trovo un atto grave sul piano politico, istituzionale, amministrativo e giuridico, perché si dà nel provvedimento conto che ci sarebbe stata una violazione di legge nel non aderire al decreto. Allora mi chiedo perché non hanno aderito, visto che avevano la maggioranza, governo compreso, quindi evidentemente è lo stesso governo che oggi firma un decreto che ha contribuito, se loro ritengono, per me non c'è stata una violazione di legge, ma se lo ritengono loro, a effettuare, a realizzare quella violazione di legge. Tra l'altro nel provvedimento si dice anche che il Consiglio di amministrazione non riesce a funzionare e di questa mancata riuscita e funzionamento dell'organo sono loro i responsabili perché non si presentano nel CDA, quindi veramente sembra quasi stare su scherzi a parte. Purtroppo è un fatto serio, grave, l'ho detto anche al Ministro, è uno strappo istituzionale senza precedenti. Io continuerò a stare totalmente dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici, qualsiasi iniziativa vorranno intraprendere per la cultura, io starò al loro fianco. Per me il teatro non è il commissario, è altro, quindi io starò a fianco a quel teatro che non è rappresentato da questa dirigenza e da questo commissario. Avevano già deciso, quindi è stata tutta una pantomima, si sono messi d'accordo, addirittura le lettere di dimissioni sono uguali. Sono scritte allo stesso modo, poi l'hanno voluta far passare come un atto di gentilezza nei confronti del Presidente e poi viene commissariato. Su mio l'onestà intellettuale di rispettare l'opinione altrui, ma vogliamo essere rispettati. Quindi oggi ognuno si sta prendendo le sue responsabilità. Noi non leggeremo con attenzione il provvedimento, credo che lo impugneremo, non abbiamo ragioni di collaborare con un commissariamento. La ricapitalizzazione la faremo nel momento in cui si ricostituirà l'organo ordinario, a quel punto sarà approvata la delibera, 40 milioni, fino ad allora affideremo le sorti del teatro da un punto di vista formale e giuridico fino a prova contraria a questo commissario. Io starò invece a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, come sindaco di Napoli e come città faremo di tutto per far vivere questo teatro, al di là di chi ha voluto commissariare la cultura. L'ha voluto decidere in stanze che sono altre, ha voluto violare la democrazia e comprimere un lavoro straordinario che era stato fatto in questi 2 anni e forse cominciava a dare fastidio perché stavamo dando respiro al teatro, alla cultura e voce ai lavoratori. Quindi queste cose da oggi in poi le diremo in modo chiaro a tutta la città. Perché si è arrivato a questo commissariamento? Al presidente Caldoro che cosa sente di dire? Niente. Però il presidente dice che non suggerisce di non fare ricorsi, almeno da quello che Vediamo, so. vediamo. Il tema non è tanto il ricorso, qua è una partita politica, il Presidente con le sue dimissioni insieme agli altri ha creato le condizioni per il commissariamento, se riteneva che c'era un obbligo di aderire alla legge avevano la maggioranza per farlo, quindi trovo veramente un atto irresponsabile quello che è stato fatto. Ognuno si deve assumere responsabilità, se ritenevano che si doveva aderire alla legge lo dovevano fare il CDA e il CDA continuava a vivere, invece hanno fatto una pantomima facendo vedere che lo facessero per garbo nei miei confronti, invece hanno creato ad arte le ragioni per un commissariamento. Io sono una persona chiara, ho rispettato la loro opinione e ho chiesto rispetto per la mia. Andavo in minoranza, loro aderivano alla legge, non si faceva un provvedimento nel quale sta scritto da parte del governo di aver fatto una violazione di legge a cui ha contribuito evidentemente il rappresentante del governo. Quindi, e poi sta scritto nel provvedimento del ministro che il CDA non funziona e quindi va commissariato e chi è che non lo sta facendo funzionare? Tra gli altri rappresentanti del governo. Guardate, mai visto in un atto giuridico un conflitto di interessi così evidente. Senta, la delibera resta in vigore o la ritiene? Vediamo, vediamo. Io adesso ho letto il provvedimento, sono molto arrabbiato, quindi ogni atto va pesato, compreso l'impugnativa da un punto di vista giuridico. Io l'ho letto e mi sembra che può essere impugnato dal punto di vista giuridico. Io, la mia idea è quella di impugnare questo provvedimento di commissariamento. Quindi fare ricorso. Adesso sì, però devo leggere, mi devo consultare con gli avvocati, ma quello che è grave è lo strappo. Quello che è grave è che tutti i lavoratori non volevano il commissariamento, tutti i sindacati l'hanno fatto, è brutto vedere che di fronte
a una cultura così diffusa, all'entusiasmo, alla passione. L'avete visto i lavoratori in queste ore? Insomma, ma come si fa a non schierarsi da quella parte? Perché devono vincere sempre i poteri forti, le manine, i giochi di potere, gli interessi economici sulla cultura, i commissariamenti, gli appalti esterni, i costi di produzione, gli amici degli amici? Questo diremo nei prossimi mesi, così sarà chiaro a tutti che cosa si è consumato in queste settimane. Sì, c'è stata una stagione di lunghi commissariamenti in passato che oggettivamente hanno portato risultati almeno in chiaro scuro. Si pensa alla gestione dei rifiuti, alla gestione del sottosuolo, alla gestione del traffico. C'è un modo ancora per riuscire ad entrare all'interno di un dialogo con le istituzioni per evitare che ciò accada nuovamente? Ma il dialogo c'è sempre, però come insomma questa stagione dei commissariamenti deve finire. Non si commissaria la democrazia, non si commissaria la cultura, non si commissariano, diciamo, le scelte che vengono fatte nell'interesse della collettività. C'è questa voglia sempre di mettere lacci, lacciuoli, commissariare, comprimere laddove c'è libertà. Insomma, voi siete giornalisti, in questi giorni siete stati tra i lavoratori, le tesi giuridiche erano entrambe legittime, era legittima la mia ed era legittima quella di Caldoro, soltanto che alcuni l'hanno fatta alla luce del sole, altri hanno fatto dei giochetti facendo poi ritenere che hanno deciso in un certo modo per, come ho detto prima, fare un garbo al Presidente. Io mi sono schierato nettamente perché ho capito le ragioni dei lavoratori, ho visto la loro forza, la loro determinazione, il loro coraggio, la loro passione. E come si fa a commissariare tutto questo? Cioè, ma come si fa ad andare su un palcoscenico dopo quello che è accaduto? Quindi io penso che adesso noi dobbiamo fare alcune cose. Far suonare il San Carlo nei luoghi della nostra città, farlo suonare a Scampia, a Ponticelli, nelle piazze, aprire il teatro per esempio ai cittadini. Io lo farò da sindaco, cercherò di farlo da sindaco, poi ci sarà un commissario, vedremo i lavoratori. Io sognerei una stagione di autogestione dei lavoratori, cioè io mi opporrei a un commissariamento in queste forme perché lo trovo un atto veramente incostituzionale, antidemocratico, irragionevole, che crea uno strappo tra istituzioni. Insomma, sono molto molto arrabbiato da sindaco di Napoli, da cittadino, da persona che ama la cultura, che ama le persone umili, che ama i lavoratori, che rispetta i loro salari. È un'operazione fatta a tavolino, decisa da tempo, ormai voglio dire il disegno si è consumato con questo decreto. Non ci sono, poi si dialoga, per carità, si dialoga sempre, io sono un uomo del dialogo. Questo è un episodio che va da sé, cioè non è che, voglio dire, questo significa che da oggi si interrompe il dialogo con le istituzioni, sono magari altri che l'hanno interrotto, è da sabato che cercavamo il ministro per trovare una soluzione, avevano già deciso, questa è la verità. Sì, tu prima hai detto entrambe le tesi erano giuridiche, erano legittime, solo che c'è stato chi l'ha fatta alla luce del sole e chi invece affidandosi a giochetti di vecchia politica. Esattamente, questa è la sintesi. Ma un passo di lato, anche da parte tua, tu hai provato a farlo per cercare di ricomporre questa vicenda? Certo, nell'incontro c'è stato un intestardimento sulla non adesione alla legge. Braia ha mai dato la garanzia reale che i lavoratori non venissero toccati? Assolutamente no, non c'è stato nessun intestardimento, nessuna rigidità, tant'è che sabato, nonostante ero molto amareggiato, che era appena successo il CDA, ho cercato io il presidente Caldoro, ho voluto fare quell'incontro, l'abbiamo fatto, abbiamo anche tracciato una linea che poteva essere una linea importante, quello di fare un piano concordato con i lavoratori per risanare, per rilanciare, per non toccare gli stipendi. Ne avevamo parlato con Caldoro anche di affrontare il tema della dirigenza per lo strappo insanabile che c'è tra tutti i lavoratori e la dirigenza di quel teatro. Abbiamo cercato il ministro non ci ha voluto ricevere, quindi io non sono una persona testarda, io sono testarda sui valori, ma non sono testardo sulla mediazione istituzionale e politica, purché non si faccia pagare colpe altrui o nefandezze altrui o altro ai lavoratori e alle lavoratrici. Quindi su questo oggi io sarò ancora più determinato, oggi sono più libero perché c'è un commissario. C'è un commissario scelto dal ministro che farà il suo lavoro, gli auguro buon lavoro, non avrà ovviamente la collaborazione del socio fondatore perché è stata sciolta la fondazione, è stato sciolto il CDA, quindi non vedo come dovremmo collaborare. Io collaborerò con i lavoratori e le lavoratrici, con il Teatro San Carlo, con la cultura,
sarò al loro fianco ancora di più. Il commissario faccia la sua strada, buona fortuna. Quando finirà il commissariamento daremo i 40 milioni al Teatro San Carlo. Non c'è un collegamento anche con quello che è successo con la Corte dei Conti, secondo te? No, non facciamo, no. Sono due strade diverse, autonome. Questa è una cosa che si è consumata prima, era un disegno preordinato. Oggi c'è stata, diciamo, la consumazione del disegno, per usare un termine, diciamo, che non proprio appropriato, però diciamo che mi fa pensare a quello. Quindi non lo incontrerà, mi pare di aver capito. Ma perché è una persona, incontro tutti, se mi chiede di incontrarlo, ma se vuole dialogare sul Teatro San Carlo, in questo momento non c'è nessuna condizione per incontrarlo, francamente. Incontrerò i lavoratori stasera, ma non incontro il commissario.